Sono qui perché per chi come me studia l'Ottocento e il Novecento piemontese, questa è una biblioteca dove veramente posso trovare il materiale e le persone competenti per poter lavorare. Per uno studioso, disporre di importanti archivi, come ad esempio quello di Lorenzo Valerio, con le sue lettere di Garibaldi, di Cavour, di altri protagonisti del Risorgimento, ed insieme avere a disposizione una ricca biblioteca con i testi più aggiornati per poter proseguire il proprio lavoro è una situazione decisamente ottimale. La Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte, ospitata nelle sale di Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, occupa nel complesso delle istituzioni culturali torinesi una nicchia a parte, specifica e caratteristica. Ad essa hanno attinto più generazioni di studiosi e studenti universitari, di docenti e di ricercatori, interessati alla storia, all'arte, alla cultura del Piemonte. Con i suoi 130.000 volumi e i 44 archivi, rappresenta un punto di riferimento essenziale per ricerche anche ad ampio raggio nei più disparati rivoli disciplinari. Fu Giuseppe Grosso, presidente della provincia di Torino negli anni 50 e 60, a proporre nel 1956 la realizzazione di una istituzione che avesse come compito quello di documentare il territorio piemontese, anche in previsione delle celebrazioni per il centenario dell'Unità d'Italia. Una sorta di centro di studi particolarmente orientato all'inizio sulla storia del Piemonte e degli antichi stati sardi. La stagione dell'impianto e delle grandi acquisizioni durò dal 1956 al 1964. Negli stessi anni si sviluppò particolarmente la sezione archivistica, con l'acquisto di alcuni importanti fondi documentari e di un settore di tesi di laurea. L'asse portante delle raccolte era, ed è tuttora, il settore dei cosiddetti piemontesi, al quale si accorparono progressivamente altri insiemi, giunti in biblioteca per legato testamentario o per acquisizione, tra i quali uno dei primi fu la preziosa raccolta bibliografica e archivistica del senatore Giorgio Ermanno Anselmi, assieme al fondo archivistico del senatore Lorenzo Valerio. Otto anni di lavoro. La biblioteca fu aperta al pubblico il 20 maggio 1964. La suddivisione innovativa del catalogo per soggetti, in persone, luoghi e materie, ideata da Luigi Firpo, fu particolarmente gradita al pubblico degli specialisti. L'aggregazione di nuovi fondi ampliò armonicamente in quegli anni la biblioteca. Dai volumi donati da Terenzio Grandi, stampatore e intellettuale mazziniano, alla piccola raccolta Griffini, all'importantissimo insieme di libri e di documenti appartenuti alla famiglia Giulio, in particolare Carlo Ignazio Giulio, scienziato e uomo politico cavuriano. La raccolta Giulio testimonia l'attività e l'aggiornamento a scala europea di un tecnico e intellettuale che operò dal punto di vista scientifico in tutti i settori toccati dallo sviluppo dello Stato ed esprime anche visivamente il fervore intellettuale di un momento particolare della storia piemontese, prossima a diventare italiana. Spicca per una specifica individualità, ma anche per il grande livello delle raccolte, il fondo appartenuto al bibliofilo ed editore Marino Parenti. Acquisito nel 1966 su proposta di Luigi Firpo, per evitare il rischio di vedere smembrata una raffinatissima raccolta di circa 12.000 volumi,
il fondo rivelò appieno la sua consistenza con la schedatura sistematica e la creazione di un particolare settore di volumi rari. Sono presenti opere preziose in se stesse, oppure rese uniche da qualche particolare caratteristica e che ancora oggi rivelano aspetti inediti, come le preziose carte dell'epistolario, ricche di nomi illustri da Thomas Mann a Montale, a Dino Buzzati, a Giovanni Gentile. Un'ampia presenza di più di 2000 testate periodiche completa la dotazione principale, ma altri settori specifici della biblioteca raccolgono una documentazione svariata, che va dagli spartiti musicali ai copioni di teatro dialettale, dalle opere a stampa e manoscritte in dialetto piemontese, alle stampe e alle arti grafiche. Di particolare rilievo è la raccolta di incunaboli fotografici del pittore e lucigrafo Luigi Sacchi, oggi nota internazionalmente per l'importanza delle prime sperimentazioni calotipiche alle origini della fotografia. Oggetto di mostre e di pubblicazioni, la serie dei fototipi di Sacchi è l'elemento di spicco di un insieme fotografico cospicuo e vario. Nuovi nuclei arricchirono le dotazioni a partire dagli anni 90. La biblioteca è l'archivio della studiosa Augusta Lange, ricca di documenti di storia dell'arte in Piemonte. La biblioteca è l'archivio Melis Bertagna, con pregiate opere di storia dell'architettura e documenti sulle vicende architettoniche torinesi negli anni 20 e 30 del Novecento. Il fondo bibliografico Campini, formato in gran parte dai libri di Hélène di Savoia Aosta e quindi particolarmente legato al Palazzo Cisterna dove visse la principessa. Nel 2004 giunse infine un altro insieme particolarmente significativo per la storia torinese. La biblioteca accolse infatti, per l'ascito della vedova dell'avvocato Valdo Fusi, la sua biblioteca e l'archivio. Oltre che ai ricercatori e agli studenti, la biblioteca è aperta a tutti gli appassionati di storia e letteratura. Per informazioni sugli orari di apertura e sulle modalità di accesso, si può consultare il portale internet della città metropolitana.